La corruzione è una palude, un fenomeno che è in diminuzione a livello nazionale, è vero, ma che in Campania conosce dei picchi. Raffaele Cantone, è chiaro, non bisogna abbassare la guardia su una realtà che è un sistema di vita che ha ramificazioni incredibili e che come un cancro invade il mondo. La corruzione, ha detto il magistrato presidente dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, intervenendo nell'aula bunker di Nocera Inferiore, si vince non solo con le indagini giudiziarie e i sequestri, ma con la trasparenza della verità. È questo il suo più grande nemico. Ci sono segmenti e momenti di reazione. Non è un caso che per esempio nelle classifiche internazionali dopo tanti anni aumentiamo di posizione, non perché la corruzione si sia ridotta, ma perché c'è il segnale della volontà anche in qualche modo di combattere. Io sono preoccupato della logica di chi pensa di avviarsi al contrasto della corruzione sempre con le logiche emergenziali, con la logica diciamo dell'indignazione momentanea. L'abbiamo già vista con Tangentopoli, indignazione momentanea passa e ritorna poi la palude della corruzione. Abbiamo bisogno della consapevolezza quotidiana. Se non ci fermiamo, io credo che nel nostro paese si possono ottenere risultati, ma c'è bisogno di tempo. In Campania, soprattutto in questa zona, la palude a che punto è? La palude è certamente molto forte in Campania, e però anche in Campania ci sono tanti segnali comunque positivi e devo dire anche tanti segnali che vengono dagli stessi cittadini che in qualche modo si sono stancati diciamo di una palude che c'è. Il tema vero, ripeto, è quello di provare a lavorare con i tempi che richiede un problema che non è di oggi, di ieri o dell'altro ieri, con i tempi che devono soprattutto incidere sulla cultura dei cittadini, nei luoghi in cui la corruzione è ridotta, e non perché ci sono indagini giudiziarie perfette, ma perché sono i cittadini che fanno la loro parte. Dobbiamo far capire ai cittadini quanto è fondamentale il loro contributo e per esempio quanto è fondamentale il contributo della stampa, dei mass media per far emergere i fatti corruttivi. L'ho detto nel mio brevissimo intervento. Un'indagine giornalistica ben fatta conta più di un'indagine giudiziaria perché consente spesso di far emergere fatti che non necessariamente hanno rilievo giudiziario ma che hanno grande rilievo per i cittadini.